Una struttura più bella e accogliente. Taglio del nastro martedì 12 settembre per la scuola elementare Campus di Marotta. L'inaugurazione si è svolta alla presenza dell'amministrazione comunale di Mondolfo, della dirigente, degli insegnanti e del personale scolastico dell'istituto comprensivo FA di Bruno, ma anche dei tecnici e delle imprese coinvolte. Il plesso è stato infatti oggetto, durante il periodo estivo, di un importante intervento di riqualificazione che ha riguardato la posa in opera di un linoleum di ultima generazione e la tinteggiatura delle pareti per un importo complessivo di circa 180.000 euro attraverso fondi del bilancio comunale. Abbiamo fatto in questi anni diversi interventi nelle scuole, soprattutto negli ultimi mesi. Ad esempio siamo intervenuti con i lavori di adeguamento sismico e la messa in sicurezza della scuola Mediafermi, l'abbiamo inaugurata sabato scorso. Oggi siamo qui ad inaugurare i lavori di riqualificazione della scuola primaria a Campus. All'interno dei 180.000 euro siamo riusciti a realizzare anche dei piccoli interventi e miglioramenti alla scuola dell'infanzia Campus. Ad esempio abbiamo rigenerato la recinzione esistente, abbiamo realizzato un impianto di illuminazione esterna con illuminazione a LED, abbiamo ripristinato alcune pavimentazioni e poi con un importante contributo della Regione Marche siamo riusciti nei mesi scorsi ad installare anche la ventilazione meccanica controllata all'interno delle scuole medie FA di Bruno di Marotta. La nostra attenzione alle scuole del territorio prosegue, ha aggiunto il primo cittadino, che ha ricordato il progetto per il nuovo asilo nido. Verrà infatti demolita e ricostruita la struttura di 100 croci, rendendola più grande e al servizio di un maggior numero di famiglie. Intanto, ad esprimere soddisfazione per i lavori conclusi alla primaria, anche gli assessori ai lavori pubblici, Filomena Tiritiello, e alla scuola Alice Andreoni. Come si vede, insomma, ha avuto anche un restyling dal punto di vista dei colori, delle figure, delle forme geometriche, in modo tale da permettere anche agli studenti e al corpo docente e al personale che lavora in questo plesso di essere accolti in una struttura confortevole ma che dia anche stimolo. Inoltre abbiamo previsto anche, come si può vedere, dei lavori di tinteggiatura che poi riprendono le stesse forme geometriche della pavimentazione con gli stessi colori. Abbiamo cercato, insomma, di far sì che questa struttura avesse un nuovo volto. In questo plesso ci sono 10 classi, ci sono 5 classi a tempo, si dice, normale, che quindi svolgono le loro attività dal lunedì al sabato in orario mattutino, e poi ci sono 5 classi a tempo pieno, cioè che svolgono la loro attività dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali, quindi dalle 8 alle 16, e questo rende ancora più importante avere un ambiente piacevole in cui vivere l'intera giornata. Gli alunni sono all'incirca 200, è un buon inizio dell'anno scolastico a tutti gli alunni di tutte le scuole. Colgo l'occasione, se posso, anche di augurare il buon anno scolastico a tutti gli studenti. E proprio in questa visione green voglio ricordare che l'amministrazione comunale anche quest'anno ha donato alle classi prime elementari la borraccia plastic free, proprio perché abbiamo questa visione di ecosostenibilità e rispetto per l'ambiente.